Buongiorno, commento per Mondo Economico del 2 agosto 2021. 414 miliardi è la cifra del PIL prodotto nel secondo trimestre dell'anno in Italia, più 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quindi ci siamo, la ripresa è in corso. Se il PIL non dovesse più crescere durante tutta la seconda parte dell'anno, la variazione annuale del 2021 rispetto al 2020, quindi già acquisita, già portata a casa, sarebbe addirittura del 4,6%. Come dire che in 6 mesi l'Italia ha portato a casa i 2/3, se non i 3/4, dell'obiettivo di crescita annuale. Dovremmo essere soddisfatti. Si tratta di una ripresa o di un rimbalzo? Ebbene, ci sono due cose da valutare. La prima è se più indicatori coincidono nella loro direzione, o ve ne sono alcuni che riportano una storia diversa e eventualmente meno positiva. E la seconda cosa è quali sono i flussi monetari che alimentano la ripresa e quanto questi sono durevoli. Partendo dal primo punto, ossia dalla coincidenza degli indicatori che affermano la ripresa, non c'è dubbio che la ripresa sia da questo punto di vista importante perché mette insieme variazioni positive nel campo del commercio al dettaglio, quello non alimentare è del 25% superiore a quello dello stesso periodo dell'anno precedente, mette insieme, considera la variazione positiva della produzione industriale e dell'industria delle costruzioni, entrambe in crescita del 20 e del 30% rispetto all'anno scorso, e considera anche l'andamento delle esportazioni, ossia quanto la nostra economia riesce a proiettare sui mercati internazionali, più 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi, come abbiamo visto, la ripresa sostanzialmente vede allineati tutti gli indicatori economici in una stessa direzione e questo dà in qualche modo conforto alla possibile durata della ripresa, cioè che questa sia una tendenza e non sia un semplice rimbalzo. In secondo luogo abbiamo detto che dobbiamo guardare i flussi monetari, i flussi finanziari che sorreggono, sostengono questa ripresa. Beh, da questo punto di vista la ripresa non c'è dubbio che sia stata sostenuta dalla politica fiscale e dalla politica monetaria. Il debito pubblico e quindi la spesa pubblica fatta in deficit o gli sgravi fiscali, il debito pubblico realizzato nell'ultimo anno è stato di 177 miliardi, tanti sono stati i denari che lo Stato ha immesso nell'economia per determinare quello che è successo adesso, cioè una crescita importante della domanda e della produzione, probabilmente è capitata adesso perché l'incertezza a proposito della pandemia è scesa anche per effetto del positivo andamento della campagna delle vaccinazioni. E poi vi sono da considerare i flussi di carattere monetario. Ebbene, le famiglie e le imprese avevano messo da parte qualcosa come 160 miliardi sui loro conti correnti, evidentemente si tratta di risparmio in eccesso che adesso piano piano trova la strada del suo impiego in spese di consumo, spese di investimento, in modo da muovere, e questo fa evidentemente muovere l'economia. Ecco, dalle politiche monetarie, prima o poi, e dalle politiche fiscali così espansive, prima o poi bisognerà uscire. E questo naturalmente non avverrà presto, potrà avvenire nel 2022 o nel 2023, probabilmente anche più tardi, tenuto conto che il Piano Nazionale di Resilienza durerà fino al 2026, ma per allora dovrà capitare qualcosa perché la ripresa possa continuare senza che sia continuamente determinata da flussi monetari o fiscali di origine delle politiche. Ebbene, ciò che deve capitare è che devono aumentare i posti di lavoro, deve aumentare la produttività e deve aumentare il reddito medio. Queste tre cose,
Ecco, non si vedono ancora dalle statistiche, è poco per giudicare, sono passati appena 6 mesi dall'inizio dell'anno, ecco, ed è quindi il tempo è limitato, non abbiamo statistiche che ci fanno vedere che queste tre variabili abbiano già incominciato a muoversi, ma sono queste le variabili che dovremo osservare soprattutto nel 2022 e nel 2023 per cercare di capire che cosa seguirà ai prossimi trimestri e ai prossimi mesi. Se cioè il nostro sistema economico punterà ad un ritorno ai tassi di variazione modesti, con bassa capacità di creazione di occupazione e bassa crescita della produttività, o se dopo la cura del Recovery Fund avremo un'economia capace di esprimere tassi di crescita sostenuti ben diversi dai tassi dello 0, precedenti il Covid. Appuntamento pertanto alla prossima edizione delle note congiunturali di Mondo Economico. Grazie a tutti.